Jessica, ho 27 anni. Allora, sono nata a Parma, adesso vivo a Milano. Allora, prima di Digital Coach ho fatto un po' tanti lavori, quindi ho fatto ad esempio cameriera, barista, sono stata commessa in GameStop, negozio di videogiochi, per più o meno 3 anni, perché sono molto amante dell'ambiente, quindi ambiente videogames. Ed ero sempre nel negozio, ho detto però, cioè, dove vado, dove arrivo? Se un domani questo negozio chiude, vado in un altro, però... Il mondo è cambiato completamente, quindi la parte online ha avuto è stata sovrastante, quindi ho detto no, io devo fare qualcosa e ho scritto proprio su Google corso social media manager, perché sono sempre stata appassionata di social, ma appassionata nel senso fare foto, fare post, niente di particolare. E niente, ho trovato Digital Coach, social media, ho guardato, mi è piaciuto proprio il fatto di avere subito una persona con cui interfacciarmi. Avevo la mia coach, ho fatto la chiamata, mi ha spiegato tutto, mi sono presa un po' di tempo e mi sono iscritta. Proprio mentre lavoravo su turni ho seguito le lezioni online, quindi due sere a settimana mi collegavo, se proprio mi perdevo una lezione me la riguardavo on demand, però ho cercato di stare bella calendarizzata, perché comunque secondo me è molto importante essere costante in queste cose. È stata molto tosta, perché comunque lavoro studio e digital coach non è facile, ma è una cosa positiva, perché vuol dire che esci, che sei formato, non che ti sei iscritto e ti è dato un attestato così per partecipazione. Mi sono trovata molto bene, anche perché sono tutti professionisti del settore, quindi comunque sanno di cosa stanno parlando, non hanno fatto la teoria, ci lavorano tutti i giorni, quindi meglio di così non puoi trovare. E ho imparato tanto, ti dico, a parte il corso in sé, proprio anche aver mantenuto un rapporto con loro mi ha aiutato tanto anche in questo. E quindi un mio consiglio è, se avete delle domande, fatele sempre e senza dire no, ma magari disturbo, no, disturbate, poi al massimo rispondono quando possono, però è fondamentale. Allora, io ho fatto la work experience nel team social media. Io ho imparato più di quanto potessi immaginare, perché già col corso avevo imparato, mi sentivo abbastanza pronta. Chiaramente non dico per fare tutto, non è che uno arriva, però insomma mi sentivo pronta. Ma con la work experience, cioè, è tutta un'altra cosa proprio, perché metti in pratica. E non solo metti in pratica in un team con una persona che ti segue e con una persona che ti dà obiettivi e tempi da rispettare, ed è quello che il mondo del lavoro propone. Quindi magari la prima volta ero così, ok, io ho 5 giorni di tempo per fare questa cosa, e le prime 2-3 settimane sono un po' impazzita, perché comunque sai, le prime volte che ci metti mano è sempre così, no? Come un lavoro nuovo, la stessa cosa. Però dopo sempre di più, finché le prime cose ti sembravano quasi facili. Ok, e quindi è così poi che impari sempre di più. Molto bello anche il fatto che ti confronti con i tuoi colleghi, quindi magari prima tu fai un compito e poi tu lo vai a spiegare a lui, perché dopo è il suo turno. Quindi anche questo mi è piaciuta tantissimo a me, veramente. Allora, adesso mi occupo, dopo Digital Coach sono arrivate 2000 cose. Allora, ti dico l'inizio. I primi periodi ho continuato a lavorare in negozio e ho iniziato a lavorare come social media manager freelance presso all'inizio era un'agenzia di una mia amica. E quindi gli ho detto, guarda, ti serve qualcosa, così, quindi molto, molto, sai, all'inizio non è che puoi pretendere di guadagnare miliardi e di diventare chissà chi, bisogna sempre partire dalle basi e non avere troppa fretta, se no vi perdete. Quindi niente, ho iniziato così, poi piano piano mi sono aperta la partita IVA, in più o meno 6-7 mesi, e da lì ho iniziato ad abbandonare il mio lavoro da commessa. Ho iniziato a fare solo social media manager. Mi sono arrivati, sai, un po' passaparola, un po' magari andando in giro anche a spiegare chi sono, cosa faccio.
E poi adesso sto lavorando in sempre social media manager freelance con alcuni clienti e poi presso un'agenzia in cui faccio sia social media manager che project manager, quindi gestione proprio di tutti i progetti che arrivano nell'azienda. È abbastanza tosta come cosa, però se penso a dove ero un anno e mezzo fa non ci credo, quindi sono molto contenta. Bisogna impegnarsi tanto e non perdere le speranze, mai, se no è la fine. Sì, perché ti ripeto, a parte il discorso di mettere in pratica quello che ti insegna il corso, è proprio una questione di scadenze, di obiettivi, perché in questo mondo gli obiettivi contano tantissimo. Non solo magari, io voglio raggiungere tot vendite, io voglio vendere tot articoli sul mio e-commerce, voglio raggiungere 15.000 follower. Tipo adesso sto lavorando a un progetto in cui l'obiettivo da qua a 6 mesi è far raggiungere a questo brand 15.000 follower su Instagram, ma in un modo chiaramente naturale, quindi questo lo sottolineo. E quindi è molto importante avere un piano editoriale o comunque anche solo una progettazione in mente. Come posso spiegarti? Proprio un modo superante, cioè devi saper lavorare per obiettivi. E la Work Experience a me ha insegnato molto questa cosa qua, che prima non era nelle mie corde, e mi sono resa conto quanto sia stato importante. Consiglio è fatelo, ma al 100%, proprio non riesco a trovare un motivo per cui non dovrebbero farlo, perché oltre a appunto imparare tantissime cose, ma sia dal punto di vista pratico operativo, no? Come dice proprio la parola stessa, nel senso che tu devi fare delle cose praticamente, non solo nella teoria, ti forma. Cioè, se io quando ho finito la Work Experience ho detto: ah, ecco, ora sento la differenza, cioè ora posso dire all'amica della mia agenzia per cui avevo iniziato a lavorare: guarda, adesso ti posso fare tutte queste cose e soprattutto bene e con sicurezza. Poi, ripeto, io tornassi indietro ne farei almeno altre di Work Experience, anzi, ma non escludo che ne farò altre, perché adesso ho tantissimo lavoro e non ce la posso fare, però magari, non lo so, tra qualche mese. Grazie mille, ciao ciao!